Salve da Agropalati, oggi preparo le lagane con i fagioli cotti nella pignata. Questa è la sfoglia, vedete, grano duro, quindi semola rimacinata, 400 grammi, 210 grammi di acqua, la si rende liscia la palla, insomma l'impasto va lavorato bene, poi lo si lascia per mezz'oretta, magari coperto con un po' di pellicola, e poi si stende la sfoglia con un materello. Massimo, diciamo, possiamo apprezzare di 1 mm, qualcosa fino a massimo 1,5. Qualcuno li preferiscono più sottili. Io preferisco questo spessore. Non è importante la precisione perché è un tipo di tagliata, come si chiama, abbastanza rustica, quindi è proprio una sua caratteristica. Fatta la sfoglia con un materello, possiamo anche sovrapporre. Vedete, facciamo uno e uno così andiamo precisi. Le sfoglie. Così siamo sicuri. Dopodiché possiamo anche con un coltello tagliare come va. Facciamo anche 2 cm così. Chi le preferisce più piccole va bene lo stesso, ma 2 cm sono giusti. Sono 400 grammi di farina, dimenticavo. È tanta roba. Basteranno più 2 volte sicuramente. Vabbè, adesso fatto questo li possiamo anche, vedete, aprire in questo modo. Sono abbastanza lunghi, li possiamo tagliare anche più corte. Li slacciamo. Pizzico di farina ci vuole adesso, l'ho quasi finita. Mettiamo normale il rombo di farina, quella rimacinata l'ho finita. Utilizzo quasi sempre questa qua quando ce n'è a voglia di lagane. Ecco. Questo è un live, quindi i tempi sono più lunghi chiaramente. Adesso vanno i video super veloci, fulminanti. Ma la realtà è questa qua, perché quelli sono effetti speciali. Questa è la realtà. Non è che adesso in 1 minuto e 50 si mangia, insomma, anche loro avranno le loro rogne. Questo è un live e quelli sono effetti speciali. Sembra tutto bello preciso. Allora, arrivato a questo punto, possiamo. Adesso la ripresa la posso vedere poco, però li possiamo tagliare adesso in maniera. Vedete, qua non è importante, basta che facciamo anche così, anche se sono più lunghe e più corte, non è importante. Questo coltello deve essere affilato, assolutamente. Qualcuna che è più piccola fa niente, non è importante perché non ha la sua caratteristica. Questa è anche una furbata, insomma. Anche tagliate oblique sono anche giuste così, non è importante farle precise, le lagane sono così.
Sto lavorando male per far vedere la ripresa. Sono di sbiego. Vanno bene così. Anche qua facciamo un pezzettino. Che anche in forma irregolare vanno benissimo. Adesso facciamo. Possiamo mettere un po' di farina. Fare saltellare un po'. Sono già pronte per essere poi cucinate con i fagioli. I fagioli sono come al solito cotti nella pignata, sono state prima lasciate in ammollo tutta notte, poi un'unica pendola facciamo tutti insieme con il pepe rosso, peperoncino, un po' di alloro pulento. Facciamo le nostre, non ho le cotiche a disposizione, la prossima volta metteremo anche le cotiche. Questa è la procedura delle lagane, vedete che sono anche grossolane, ma vanno bene lo stesso. Grazie per l'attenzione da Michele Expert.